Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ciao a tutti, ecco il secondo giorno della nostra novena. Ieri, con Apocalisse 12, abbiamo meditato San Michele che combatte per noi. Oggi vogliamo meditare San Michele che ci ricorda, o meglio che ci aiuta a discernere le insidie di Satana. Ti è mai capitato di un giorno, una bella domenica insolarata, di pensare, non vado a messa, sono troppo stanca, devo dormire. O magari, no, vado a messa più tardi, perché ora devo fare il pranzo e alla fine giornata non si è andata, non si è andato. O magari di mettere le scuse banali per non andare a messa. Ci sono altre suggestioni che vengono date sono insidie di Satana nella nostra vita ogni volta che dinanzi a un bene scegliamo il male. Magari quando diciamo delle piccole bugie, quando non siamo bene con i nostri compagni di lavoro, quando non siamo caritatevoli con le persone a noi vicine, tutte le volte che neghiamo di vivere come veri figli di Dio, figli della luce. Sappiamo che il padre della menzogna è Satana, sappiamo che il diavolo, il divisore è Satana e ogni volta che nella mia mente, nel mio cuore viene suggerito la divisione, la menzogna, le bugie vengono da Satana. Il drago combatteva insieme ma non prevalsi. Nella tua vita Satana non ha potere se tu non lo permetti. Allora chiediamo a San Michele Arcangelo di aiutarci, perché sappiamo che siamo deboli, siamo fragili, siamo incapaci di rimanere nel bene se non è Dio il nostro aiuto. Voglio ricordarti una cosa importantissima. Dio è venuto al mondo, ha dato tutto a noi, ha dato la sua propria vita, ha dato la sua madre, ha dato degli angeli, dei santi che possono accompagnarci in questo cammino, perché siamo in combattimento, siete ricordati? Quindi oggi vogliamo come proposito della giornata chiedere l'aiuto sì di San Michele per combattere con noi, per combattere insieme a noi, per darci la grazia di essere fermi dinanzi alle insidie di Satana che viene di modo, posso dire, sottile. Quasi non capiamo la sua presenza, ma in fondo, ogni volta che diamo ascolto alle suggestioni di Satana, togliamo Dio dalla nostra vita, togliamo Dio dal suo posto nella nostra vita. Oggi vogliamo affidare al Signore tutto il nostro cuore, chiedere che le nostre orecchie, chiedere che tutta la nostra anima sia posseduta da Dio. Ti preghiamo, Signore, in questo momento, vieni ad abitare in mezzo a noi. Vieni, Signore, con la tua potenza a sanare le nostre ferite, a guarire i nostri orecchi, come hai detto nel nostro battesimo, Efrata, che Efrata possa veramente aprire i nostri orecchi per ascoltare la parola di Dio. Ti chiedo in questo momento di tacere. Quello che stai facendo, ferma. Possa tu adesso addentrare nella preghiera insieme a me. E chiedere l'intercessione di San Michele per tutte le volte che hai ascoltato le suggestioni che ti hanno portato agitazione, che ti hanno tolto la pace, perché hai ascoltato il male, hai ascoltato la voce del drago divisore nella tua vita, hai dato ascolto alle parole che distruggevano il tuo cuore. Quindi preghiamo, chiediamo San Michele Arcangelo, umilmente. Tu che sei il capo delle milizie celesti, dei cherubini, ricordati di noi, specialmente quando vengono suggeriti nella nostra anima, nel nostro cuore, il male, tutto ciò che ci allontana dalla grazia di Dio, dall'unione con Dio. Noi ti chiediamo, Spirito Santo, scendi su di noi, che ogni potere di Satana, ogni attacco, attaccamento al denaro, attaccamento al tempo perso con la vanità, attaccamento
al possesso materiale, alle soberbe, all'egoismo, alle cose, alla divisione nella Chiesa, alla divisione nel nostro gruppo di lavoro. Vieni, Spirito Santo, con la tua potenza per intercessione di San Michele Arcangelo. Donaci la grazia di essere capace di discernere la tua voce. Parlaci nel nostro cuore. Parlaci, Spirito Santo, tu che puoi guarire le nostre ferite. Ti chiediamo, guarisci la nostra sordità, perché possiamo ascoltare la tua voce. Vieni, oh Spirito Santo, per intercessione di San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii nostro aiuto contro le malvagità e le insidie del demonio. Supplichevole preghiamo che Dio lo domani e lo domandi, e tu, capo della milizia celeste, con il potere che viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che aggirano per il mondo per perdere le anime. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro le malvagità e le insidie del maligno, salvaci dalla perdizione eterna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro le malvagità e le insidie di Satana, salvaci dalla perdizione eterna. Oggi, come secondo giorno, come secondo proposito, ti chiedo di chiedere per un momento nella tua giornata in silenzio l'aiuto divino, la grazia che il Signore possa darti di capire quali sono le insidie di Satana nella tua vita, quale male, da dove Satana entra nella tua anima. Chiediamo al Signore di suggerirci, perché Lui possa scacciare via ogni male della tua vita, della tua famiglia, della tua casa, del tuo lavoro, di te. Chiediamo questo aiuto. Per questo ti affido in questa giornata San Michele Arcangelo, che lui possa guidarci in questa giornata. Pace e gioia.